grande successo di pubblico per la prima giornata di Gelato e Pizza Village all'interno del parco di Villa Tasca a Palermo. Durante la prima serata si sono esibiti i comici Stefano Piazza, Ivan Fiore e la band musicale dei Taligalè. In occasione della giornata di apertura di Gelato e Pizza Village si è svolta la seconda edizione del concorso per pizzaioli professionisti Mediterranean Pizza Award. Quest'anno si è deciso di dare un riconoscimento particolare all'abbinamento pizza-vini siciliani, pizza con prodotti del territorio di ciascun concorrente. Questa formula la vorremmo perfezionare nel futuro per arrivare ad un giusto abbinamento anche nel mondo pizza con la grande varietà di vini del territorio della Trinacria ma anche di tutta l'Italia. La cosa più bella è aver avuto qui le famiglie palermitane, bambini sul prato dei Villa Tasca che si divertivano, giocavano con i bolle di sapone, con i maghi, con i clown che hanno allietato il pomeriggio e la sera con i gruppi, con il cabaret, quindi cosa dire? Veramente è stata una serata entusiasmante. Ci vediamo quindi per la seconda giornata con Toti e Totino, con i Colpa del Blasco, insomma con veramente abbiamo musica, cabaret. Aspettiamo i palermitani, le famiglie, i bambini al parco di Villa Tasca per veramente passare quattro serate, perché ormai la prima è andata di serenità, di felicità e di divertimento. Sì, ma lei a Gelato e Pizza dovrebbe essere qui per lavorare, cioè spettacolo. Quindi non posso mangiare. Allora, no. Chiedo scusa, non posso fare spettacolo perché gli artisti non mangiano. Scusi, io capisco che lei viene a Gelato e Pizza per mangiarsi la pizza, ma se la finisca!